La storia comincia qui, nella casa del mio datore di lavoro, il grande attore comico Enrico Marcullo, l'uomo che mi voleva bene come un padre. Oggi, mio caro, il comico, l'umorista, si muovono su parametri nuovi, la società si evolve. Dunque il riso, il modo di ridere, si deve evolvere adeguandosi ai tempi nuovi. Oggi ridere per ridere non ha più alcun senso. Chi fanno ridere queste cazzate che hai scritto? Chi fa ridere questa stronzata che hai scritto? Va. Seduto sulla sua cos'è che hai scritto? Savonarola, Savonarola, dottore. Sa quella sedia coi braccioli fatta un po' strozzaculo? Ecco, seduto sulla sua Savonarola, Enrico mette la mano nel cassetto. Quando improvvisamente qualcuno bussa alla porta, Enrico chiude il cassetto di soprassalto, schiacciandosi le dita ed emettendo un urlo di dolore. Ma lo vedi che non fa ridere? Ma come può far ridere uno? Mette la mano nel cassetto, lo chiude di soprassalto e mette un urlo di dolore. Te l'ho dimostrato che non fa ridere. Tu non hai riso, io non ho riso. Il pubblico del cinema non può ridere. Abbi pazienza, ci vuole altro. È finito il tempo delle gag gratuite. Andiamo, caro Cacciotto. È la meccanica del ridere che deve essere diversa. Il sistema. Una volta, non so, nel cinema pestavi la mano a uno, no? E la gente rideva, rideva. Come una volta, sempre nel cinema, se uno dava uno schiaffo a un altro, ridevano tutti. Ecco, ecco, ora ti ho dato uno schiaffo, hai riso? No. Lo vedi, bisogna cambiare. Bisogna inventare, bisogna imparare a memoria e rigettare la lezione dei Moretti, dei Nicchetti, dei Verdone. Perché no? Perché no? Anche dei Woody Allen! Capisci? Come si fa a ridere? Come si fa a ridere? Per esempio, uno apre una porta e sbatte una testata nel muro, eh? Cosa c'è da ridere? Cosa ridi? Cretino! La comicità deve scaturire dall'osservazione del quotidiano, di quello che accade, del reale, della vita, dall'osservazione del minuto. Me l'ha scritto anche un critico. Ecco, guarda, leggi. Forse truccate altre 10 partite, ma questo fa ridere, dottore. Cosa leggi? Dove leggi? Qui. Qua, guarda, se vuol continuare a fare il comico, Enrico Marcullo deve trovarsi dei nuovi collaboratori che inventino per lui delle gag meno stantie, meno obsolete, capisci? In linea con la lezione dei Moretti, dei Nicchetti, dei Verdone, perché no, dei Woody Allen. Bisogna rinnovarsi, se no io ho chiuso, hai capito? E hai chiuso anche tu, bestia! E questi? Buttali nel cesso! Nel cesso, eh? Si è combinato qualche cosa nella vita e anche a merito mio. Ho lavorato sempre per lui, gli ho fatto sempre da negro. Se si è fatto questa casa lo deve anche a me. E adesso così mi ripaga. Li devo buttare nel cesso! Nel cesso! Senta, sono un missionario laico. Se li deve buttare nel cesso, li dia a me che raccolgo carta per gli affamati. No! Gli affamati non cagano, se no che affamati so! C'ho tanta fame io! Gli affamati! Mandatevene a casa, no! E adesso chi glielo dice a mia sorella che non mi hanno pagato neanche stavolta? Dammi retta, detta, devi piantare con sto cinema! Sì, e che faccio? Oh, ma che fai? Zitto, che devo sbrigare una cosa personale! Oh, no, che te stringhi? Guarda che faccio pure io, la voce grossa! Fermo, testa, mette nell'impicci! Ridammi il guinzaglio! Io sono pubblico ufficiale! Ma che stai facendo? So 6 mesi che gli sta dalla caccia! Ma sei sicuro che sei te che dai la caccia a lui? Hai capito? Mi ha chiamato obsoleto. Sto via da una mignotta. Ma che vuol dire obsoleto? Vuol dire che sono fuori moda, che le cose che scrivo io non fanno più ridere. Dice che adesso l'umorismo bisogna cercarlo per la strada, fra la gente. Ma dove stanno tutte queste cose che fanno ridere per la strada? Ah, ragazzi! Ma che cazzo ridi? Questa della corda è obsoleta, obsoletissima. Questa la usava pure Plauto. Ai tempi del cinema muto. Ma no, ai tempi dell'antica Roma, mettiti là. Questo è un meccanismo comico elementare. Su, su, dai, tira, tira! Ma che cazzo vi ridete, voglio sapere? Ha ragione, non c'è niente da ridere.
Ma mo gli faccio vedere io aspetti, questi. I ragazzini non c'entrano niente. Sono stato io, anzi è stato Plauto. Ah sì? Allora questo è per te e questo è per Plauto. Rimortacci vostri. Lo vedi che non fa ride? Ma è possibile che io ci devo avere marito e un fratello così imbecilli? Oh, guarda come si sono fatti i combinati. Guardate la televisione, guardate la televisione. Beh, se può vedere più ne manca la televisione. A me mi piace. Sto film ho visto solo 57 volte. Vedi, pure quella delle torte in faccia è vecchia, è obsoleta. Dai, sa, insisti col cinema. Ma la vuoi piantare? Ma te vuoi trovare un posto sicuro come tuo cognato? Almeno sto beccaccione una volta al mese e uno stipendio sicuro me lo porta a casa. Ah, Dalgisa, non ricominciamo, no? Tanto io al comune non ci andrò mai. E beh, pure io non ci vado mai. Non ci va quasi mai nessuno. Giusto qualche volta per fare straordinario. Lo vedi? Si tratta dei fatti assume, mica dannacce. Oh, poi ricordate che qua serve un altro stipendio, perché il padrone di casa ci ha dato lo sfratto. Dice che gli serve l'appartamento perché si deve sposare. Come sposare? Ma se c'ha 83 anni. E beh, e mo con l'equo canone i padroni di casa si sposano pure a 100 anni. Quello del piano di sopra ha fatto il matrimonio e il funerale tutto lo stesso giorno. Almeno se può sapere quando te paga sto gran dottore che non te dà mai la lira, eh? Niente da fare per adesso. Dice che la roba che ho scritto non fa ridere. Adalgì, ma te le torte in faccia te fanno ridere? A me già mi hanno rotto i coglioni, è mezz'ora che voglio cambiare. Figurati, mo mi cerco un bel film di quelli tragici che te fanno tanto piagne. Ah, ridaglie con lo sport, che non se ne può più, Lo sport! Ecco quello che può far ridere. Una risata nuova, moderna, che nasce dall'osservazione dei fatti della vita quotidiana, secondo la lezione dei Moretti, dei Nighetti e dei Verdone. Basta con la commedia all'italiana. Poldo, io mi devo documentare, sperimentare, provare di persona. Domani mi accompagna allo stadio. A che fa? Tutto! Corsa, ostacoli, lancio, salto! Sarto del pasto, perché se non porti i sordi da domani tu qua dentro non ci mangi più. Non ti preoccupare, sorellina, sono disposto anche a digiunare. Ti chiedo solo il lettuccio mio. Ti saluto, pizzicosse, vediamo. Attento quando apri. Ammazza quanto puzzano. Oddio, la merenda! E mo come si fa? Non ti preoccupa, che tanto al comune dei cani ce ne avevamo tanti. Oh, mi raccomando, riprendi tutto quello che succede, eh? Voglio vedere se questa volta non fa ridere. Andiamo, vai! Attenzione, sta per avere inizio la finale dei 3000 siepi. Portarsi sulla linea di partenza. A posto? Pronti? No! Non lo faccia! Non lo faccia! Ha visto? Li ha fatti scappare tutti! Che dici, Faride? Faride sì. E mo te faccio ridere io, te faccio! Te faccio vedere io! Un momento! Fossi la massata! Senta, ragioniamo! I concorrenti affrontano adesso la siepe. Ma dove vai? Tanto non cazzo! Oddio, gli indiani! Portarsi in pedale.
Questa ancora non si vede. Burati a mezz'ora che aspetta. Mi pare che eccolo. Sì, sì, è lui. Andiamo, va. Oh, è qua, dai! Veramente sei arrivato. Era ora. Dai, esponi. Sali, E vai. No, scusate, adesso devo andare proprio via. Scusi. Vedete le sedendo, su. Guardate che io non c'entro assolutamente niente. State zitto. Scusate, guardate, c'è un epilogo. Lui. Ma vi assicuro che io non c'entro niente. Ma che pure i guantoni? E che bolle, una Buratti con i ciabatti. Ma chi è Buratti, scusi? A me non mi piace l'aspettare, mi fa diventare nervoso. Dai, e va. Ecco. Io vado, Si esce di qua. Ma dove vai? Giù. Dai. Forza, che c'è paura. Dai. Permette che mi presenti. E guardi che c'è un equivoco. Vedo che non hai capito bene. In casa bene. C'è pure la bella schiena. Su, che fai? Balli il tango. E vai. Namu. Ma che fai? Senta, scappi. Senta, guardi che io non c'entro un cazzo. Io vorrei spiegarle. Guardi, ma arrendo. Ma farà ride. Dammi una mano. Tiramo su. Forza. Che targa c'aveva quel tir? Ma quale tir? Cammini. Vai. Ammenato, lì morta, e mo... Oh, aspetta, ma che fai? Fermo! Signor Buratti, si calmi! Signor Buratti, non mi provochi! Signor Buratti! Questa farete un sacco. Pippo, questa farita ammazza quanto farite. Farite li mortacci tu. Perché vedi, caro, questa presunta mancanza di posti letto è tutta un'invenzione della stampa. In realtà, con un po' di fantasia, di pazienti ne metti quanti ne vuoi. Questo, per esempio, è guarito, via, dimesso, via, no, via. No, via, forza, anche questo dimesso, via, forza, via. Forza, limone. Questo è morto. Via, via, via. Età 75 anni, ernia tripla strozzata, operare d'urgenza. Perché sta ancora qui questo? Dov'è la caposala? A quest'ora vado al parrucchiere. Temperatura 40, polso 21, sentiamo. Un caso veramente eccezionale, neanche le dimostra i suoi 75 anni. Via, in sala operatoria, operare d'urgenza. Andiamo. Senta, dottore. Andiamo, coraggio, nonnetto. Ma che dice, quale nonnetto? Io sono nel fiore degli anni. Andiamo, forza. Ma quale sala operatoria? Andiamo, dai. Guardate che non fa molto ridere. Non è divertente.
Yeah, e così pure oggi ne ammazzano un altro a posto mio. A costa, eh? Ma che fate? Ma che fate? Io non c'entro niente. Senta, io sono un battutista. Io volevo solo far ridere nel modo non obsoleto dei Moretti, dei Nichetti e dei Verdone. Senta, ma guardi che c'è un equivoco. Ma dove mi porta? Ma che è la sala operatoria? E che te credi, che era una discoteca? Fermi tutti! Fermi tutti! Se vi avvicinate me butto! Dai, buttate! Me butto, eh! E buttate! Me butto! Ecco là. Oh, pure questo abbiamo fregato che ha la finestra finta. Così risparmiamo pure l'anestesia. Dai, mettiamolo su. Oh, issa! Andiamo, va. Mo vi macellare e te squarta. Bisturi. Bisturi, bisturi. Vuol provare lei? Prego. Ma io veramente non lo sono affatto mai. Beh, una volta o l'altra dovrà pure cominciare. Avanti, un bel taglio e amen. Ma no lì, cazzo, non siamo mica a Casablanca qui. Scusi, che faccio, da taglio? E tagli, che fa, aspetta la sega? Fermi tutti, sciopero selvaggio di tutto il personale medico e paramedico. Le operazioni in corso sono sospese. Via tutti, fuori, tutta l'assemblea. Che succede? L'esecuzione è rinviata, fuori, fuori tutti. È aperta la caccia ai grumiri, fuori. Avanti, cambi, fuori, fuori, tutti fuori. Mi scusi, ma lei in che cosa è specializzata? Giurisprudenza. Oddio, oddio. Qua è meglio che me la squaglio, se no ci rimango. Ma è filo sto sinale che so tutto ignudo. Hai capito questi ospedali italiani? Entri col mal di testa e ti fanno l'autopsia. E poi al cimitero ti domandano come ti chiami. Cappelletto. Ma metto pure la maschera così non mi riconoscono. Oh, oddio, che mal di testa. Se riesco a uscire vivo da qua scendo un cielo a Sant'Antonio. C'è nessuno? Andiamo. Dottore, meno male, lei è l'unico che non sciopera. Venga, venga presto, dottore. C'è un paziente nella seconda sala operatoria. Pensi che gli hanno lasciato l'operazione a metà. È una cosa terribile. Ma io che c'entro, scusi? Non mi dica che non ha mai fatto un'ernia strozzata. Io ho fatto solo gli orecchioni. Venga, venga, venga con noi, venga, venga con noi. Basterà? Un altro po', eh? Forbici, presto. Ma che Romino! Romino! Non si lavora! Non si lavora quando sciopera! Ma che sto facendo? Questo sono sue. Don Romino! Via, cozzazzone! Ma vengi con noi al collettivo! Lasciatemi! Cazzi tua, so! Brutto vigliacco! Sozzone! Lasciatemi, ho detto! Aiuto, mi dia una mano, mi salvi lei! Lasciatelo! E cosa fa? È un crumiro, stava operando! Ma quale operando? Io non sono neanche medico! Ah, non è medico e stava operando! Guardi che c'è un equivoco, la pancia era già aperta, io ci ho solo ficcato le mani dentro. Bravo, esercizio abusivo della professione medica! Ma quale professione medica? Ma sa che quello è pure morto! Ah, sì, e se quello è morto, a te ti danno l'ergastolo. Andiamo! No, guarda, io sono un battutista comico. E tutto è cominciato per ridere, allora Muratti il pugile mi ha dato un cazzotto qua. Poldo avviso a Marculo, digli di venire a testimoniare, se no mi danno l'ergastolo! Avanti, l'ergastolo date io! L'ergastolo? Ma sei sicuro che farite? Fate presto. Vai, via, andiamo. Vai, andata. Oh, ma che c'è tutta la nazionale? No, qualcuno è rimasto fuori. Forza su, questa è la cella tua.
Forza, entra, dai, dai, dai. Ma che è un ascensore? Ma quale ascensore? Questa è la cella di isolamento, non la vedo. Permesso. Permesso, per piacere, abbiate aria, 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 un poco d'aria. Ma non c'è un posto per sedersi, scusi? Un posto per sedersi? Ma che sei, un professore, un onorevole, un centravanti? Veramente io sono innocente. Ma perché, che ho detto? E qua siamo tutti innocenti, perciò stiamo qua. Se no stavamo fuori, Permesso, scusate. Ma che fai, Tocchi? Sì, ma non cerco il portafoglio. Ma che, oltre ad essere tutti innocenti, siete pure tutti froci? Ma siamo affettuosi. No, fermi, state fermi, non facciamo scherzi stupidi, Fermi, fermi tutti, il muro, voglio stare con le spalle al muro. Fermi, fermi, non mi toccate, non mi toccate, non mi toccate, fermi, aiuto, aiuto. Pippo Casciotta, il parlatorio! Pippo Casciotta! Sono io! Sono io, Pippo Casciotta! Sono io, Pippo Casciotta! Sono io! Levatevi! San Gregorio mio, ti ringrazio! Andatecelo! Oh, signor Marcullo, grazie di essere venuto. Lei è proprio un amico. E tu sei proprio un deficiente. Coinvolgermi in questa storia grottesca. L'umanoide che mi tira giù dal letto per farmi testimoniare. Il giudice che vuole arrestarmi per istigazione. Cosa c'entro io in questa deplorevole farsa? Come che c'entra? Me l'ha detto lei di sperimentare nuove vie. Io sto solo applicando la lezione dei Moretti, dei Nighetti e dei Verdone. Tutto per far ridere, commendatore. Fa silenzio, bestia. E dove c'è da ridere? Sentiamo. Nella storia che mi ha raccontato il plantigrado qua, Cazzotto in faccia, fughe, travestimenti, falso medico. Ma dove siamo rimasti? Alla commedia dell'arte? Farsa! Aval spettacolo! Volgare cabaret! Lui è per di, commendatore, ma quando quel pugile gli ha dato qua trambata in faccia, faceva proprio rite. Ah, perché a te i pugni in faccia fa ridere, sì. Allora ridi! 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 Fermo! Ma che vuole, finì dentro pure lei? Ma no, guardi che non sono schiaffi schiaffi, sono schiaffi cinematografici, è una finzione, sono schiaffi d'artista. Mio cognato è contento di averli presi perché certamente ha imparato qualche cosa. E ho imparato a farmi i cazzi mia. Come si permette? Ehi! Oh, ma quando finisce sto film? Signor Marcullo, senta, mi è venuta un'idea. In cella con me ci stanno 20 detenuti che mi si vogliono fare. E allora? Lei che dice, fa ridere? Oh, ancora! Ma non si può continuare a far ridere col culo! È obsoleto! Eppure doloroso. Il colloquio è finito. Ma io quando esco, scusi? Il giudice si ammenerà al suo caso al più presto. Bravo, bravo, vedrai che qualche anno qui dentro non può farti che bene. Comunque tu osserva, rifletti e vedrai che uscirai di qui con un sacco di idee nuove. Ridere sì, ma la gente oggi vuol ridere in un modo più moderno. Bisogna andare avanti, caro Cacciotto. Chi si ferma è perduto! Cosa ridete? Cosa ridete? Sottoprodotti dell'anello mancante alla catena darwiniana. Dov'è l'umorismo? Oh? Obsoleti! E stronzi! Spinelli e tu drogo. Manna su, manna su, manna su, manna su. Sarà la riforma carceraria. Signor Casciotta, l'avvocato Caltamerone la invita a bere una coppa di champagne. Venga, venga. Lei è nuovo di qui? Sì. Bene, bene. E allora brindiamo alla nostra innocenza. Cin cin. Cin cin. Scusi, sono abituato alla gazzosa. Ha notizie del dollaro? No. Vada, vada. Speriamo bene.
avanti, entra. Giù le mani, giù le mani! E gli altri? Hanno ottenuto tutta la libertà provvisoria. E noi? Non ti preoccupare, tra poco otterremo la libertà definitiva. Dimmi una cosa, voglio sapere se tu lo sai. Ci pensano sempre i detenuti. Quattro lettere che cominciano con la F. Che cos'è secondo te? Fuga. Ma che fuga e cazzo? Figa! Come si vede che sei nuovo? Mi stai facendo sbagliare. Aio, ma che è? Come che è? È un apparecchio igienico primario. Detto anche bugliolo, candoro, rinale, cesso mobile, cacatura da camera. E lo sai da chi è stato inventato? No. È stato inventato alla corte di Francia da Luigi XIV nel 1665. E da allora sta ancora qui? No, una volta l'hanno lavato. Ma non legge, vedi, non sai queste cose, vedi. Forse non tutti sanno che il cacature è stato inventato da Luigi. Bussano? Eh sì, o sorci, o dopo. Ma che bene, c'è la scarpa in fronte. Dove sono? Nella mia cella, cretino! Chiedo scusa, don Totò. Madonna mia, non ce la faccio più. Mi sta perseguitando per tutti i penitenziari d'Italia. Sono 5 anni che cerca di evadere e finisce sempre nella cella mia. No, vai, vai, te... cretino, vattene. Non ti fa fare tu, non ti voglio vedere più, come te lo devo dire? Hai capito? Non ti voglio vedere più! Vai, sparisci! Oh, Madonna. Madonna mia, non ce la faccio più. Dunque vado, lo vedo. Ah. Vediamo se possiamo fare queste cose in grazia di Dio. Dunque, ci pensano sempre i detenuti. Quattro lettere che cominciano con la C. Secondo te che cos'è? Culo? Ma quale culo? Quale culo? Degenerato. Casa, casa. Ce l'hai una casa o no? E come no? C'ho pure una sorella che mi adora. L'ergastolo, gli devono dare l'ergastolo. Ah, finalmente è giunto il momento che se lo levamo di mezzo. Dai, aiutami, via la rete. E muovete. Che devo fare? Tiè! Che devo fare? Come che devi fare? Hai visto? Butta giù! Oh. E mo quando torna tuo fratello non dorme? Ma che torna? Quando torna? Guarda che bello spazio! Mo qui ci metto quel trumoncino che mi ha regalato tua sorella! Ah. Sono solide? Solidissime! Allora siamo tranquilli, i ladri qui non entrano. I ladri qui entrano solo dalla porta. Ed escono dalla finestra. Ma come ha fatto? 9 lettere che cominciano con la C. Cazzi miei! Su, sbrighiamo, ci andiamo, su, vieni qua, vieni. Ecco qua. Piglia, piglia, piglia. Piglia, 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 piglia. Una corda. Che ti vuoi impiccare? No, ma che... Io e vado con lei, anzi, e vengo con lei. Non m'hai fatto ridere. In effetti è un po' obsoleta, non sarebbe piaciuta nemmeno a Marcullo. Tu sei molto amico di Marcullo, eh? Ehi, amicissimi, e lui siamo culo e camicia. Scommetto che il culo sei tu, eh? Sbrighiamoci, su, dammi a me, dammi a me, dammi a me. Ecco, ecco. Opla. Avanti, scendi. Prego, prima lei. Io sapevo. 9 lettere che cominciano con la C. Caca sotto. Non farai niente nella vita tu. Niente, sei un fallito. Questa non fa ridere per niente. Dai un bacio, taglio la corda. T'è provata, fedele, ma come questo è il momento di farsi cosa. Sì! No, per piacere non tagli, per piacere non lo faccia, non lo faccia. Le do tutto quello che vuole, il mio corpo è suo, scelga, ma non lo faccia. Chieda per piacere, sarò suo, no! Ma che cazzo combina, avanti. Mamma mia. Ma che è stato?
non gli sono piaciuto. Avanti, cammina, cretino, cammina, fai presto, imbecille, cammina, corri. Senta, appena usciamo, passiamo al pronto soccorso. Sì, andiamo al pronto soccorso, andiamo al bar, andiamo al night club, andiamo all'area mia, chi te andiamo. Dove vai? Venga, venga, venga. No, grazie, sarà per un'altra volta. Come vuole. Che persona gentile, eh? Andiamo, scema, si vede che non sei pratico di calcio. Non hai girato il muro. Ma che fai? Che fai? Non si apre, dovremmo scavalcare il muro. Ma che scavalcare il muro? Ma che sei pazzo? Guarda come si fa, guarda. Ecco qua, vedi? Tutto fatto, avanti. Fermi, speriamo, chi va là? Evasi! Passate pure. Meno male che ci siamo fatti riconoscere. La chiave la metto qua! Ciao! Eccolo là, eccolo là. Ecco a me. Ferma, ferma, ferma. Andiamo, andiamo. Su, sale, fai presto. Sbrigati. E avanti, su. Meno male che siamo arrivati puntuali all'appuntamento. La mia società. Onorato. E questo chi è? Ah, è un nostro sequestrato. Non hanno pagato il riscatto. Sono 12 anni che sta qua. Però adesso lo svendiamo, eh. Come va? Magna si magna bene. Donne però niente. Ma le donne, quelle le donne non ci vogliono andare. Che ci posso fare? Quello si comincia a sentire, eh. Pigliatene pochi caffè, pigli. Piglia, piglia, questo è buono. Miscela Ucciardone. 40.000. 80.000. Tutto. Vedo. E vedo pure io. Che c'hai? Poker d'assi. Impossibile, due assi ce l'ho io. Allora il piatto è mio, poker di lì. Fermete che sono tutti in colore. Fermalo! Giù, 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 giù. Sono bravi ragazzi, soltanto danno vizi lo gioco. Posate sti carte, che stiamo lavorando. Maccia vita. Si è fatto tardi, io me ne vado. Scendo in corsa, non si disturbi. Vieni qua, dove vai, dove vai? Noi ci dobbiamo dire ancora tante cose, eh. Ci possiamo telefonare? Le do il mio numero, c'ha una penna? No, no. Non importa, tanto neanche io c'ho il telefono. Buona questa, eh. Tanto non fai ridere. Ah no, eh? Oh, ma secondo te io ti ho fatto evadere per sentire ste stronzate? Tu stasera mi servi, hai capito, no? Mi servi. In che senso, scusi? Ci devi introdurre in casa del tuo carissimo e ricchissimo amico attore Enrico Marcullo, di cui noi siamo grandi estimatori. È vero, no? È impossibile. Una cosa così non la farò mai. Mai? Non molto spesso, ecco. Ah, ecco. Ma se io mi rifiutassi, scusi? 7 lettere che cominciano con la T. T'arrabbi? Tacire. Lo stavo per dire. E l'ho detto prima io. No, 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 non fate ridere, non fate ridere. Siete obsolete. Pistoria quattro tagli con la forata oblio. Ditelo tutti che è stato l'usignuolo. Ai duolo, Garcia Lorca, ma voi non volete capire. Adesso ti accechi tu. Smettila. Adesso ti accechi tu. Sono in casa mia e non mi acceco. Che forza, Enrico. Vuoi sempre giocare a nascondino e poi non t'accechi mai, mai, mai. Su, che Giorgio si è già nascosto. Ah, sì? Su. Si è già nascosto? Non lo troverai mai. Tutti, io trovo tutti. Mai. Trovo tutto e tutti immediatamente. Sono un gran trovatore. Andate a nascondervi, di corsa, e vi dimostrerò come vi trovo. Il trovatore vi troverà. Di quella pira l'orrendo fuoco. Ecco, dai, su, andiamo. Nascondete le pistole, stronzi, nascondete le pistole. No, no, guardate là, il citofono. Ah, il citofono. Uno, due, tre, chi non si è nascosto resta a me. Te non t'arresta, or giungo. Ahi, come sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir. Sì, questa è la segreteria telefonica dell'attore Enrico Marcullo. Siete pregati di lasciare il vostro messaggio dopo il segnale acustico.
la vigliacco! Rispondi, carogna! Fatti avanti se ci sei, merdaccia! Ah, il citofono! Sei venuto di persona! O vil marrano mal te ne incoglierà! Cornuto! Oh, m'ha riconosciuto subito! Sono proprio io, signor Marcullo! Sono Pippo Caciotta! Pippo Caciotta? Non mi fai ridere! Non mi fai mai ridere! Vai via! Vai via! Che vi dicevo, non apre. A quest'ora non apre a nessuno. Beh, io vado a casa, eh? Dove vai? Dove vai tu? Insisti, su, insisti! Avanti, forza! Ancora tu? Hai portato da ridere? Sì, un'idea divertentissima. Ho portato con me una compagnia di attori bravissimi. Dilettanti. Ma quali dilettanti? Noi siamo dei professionisti. Entrate pure, guitti. Il cancello, oi, si è aperto il cancello, su. Correte, non mi fate fare brutte figure, eh? Di me ha molta stima. Correte. È permesso? Avanti! Mani in alto, questa è una rapina. Non fa ridere. Non fa ridere. Andiamo, su, andiamo. Fino a questo punto non fa ridere. Non lo facciamo scappare, ragazzi. Circondate. Siete obsoleti. Su, forza. Perquisite la casa e portate qui tutti gli oggetti di valore. Sbrigatevi. E Odorico di Verona, dove vai così di fretta? Torneremo sacra corona alla casa che ci aspetta. Ma la bestia è questa mia. Non sei il mio tipo, non sei il mio tipo, non farmi l'occhietto, Caciotto. Voglio vedere se questa ti fa ridere. Dove sono i gioielli, ah? Lo sai che si può fare con questo, lo sai o no? Sì, sì, la roulette russa. Alla tempia! La pistola alla tempia. E porre fine a questo breve salto nell'aldiqua. La pistola, hai la fatti vita, dare la pistola. Quella è carica, fatti dare no, la pistola. Non lo faccia, la sua vita è preziosa. La mia? La mia sì, ma la tua no. Apri bocca! No, no, non fa ridere. Non fa ridere neanche questa, non fa più ridere. E per forza, quella è quella stronza di mia moglie che non carica le pistole, guarda! Sembri un pesce fuor d'acqua. E questa fa ridere. Sì. Jerry, allora mia moglie non aveva nessuna colpa, poveretto. Quella la pistola l'aveva caricata, quella è una santa donna. Capo, ho trovato questa in un baule, che facciamo, Savia? Ti ho detto di non perdere tempo, cretino, mettila giù. Ma guarda che modi, villano. Scusi, non l'ho fatta apposta. I gioielli stanno qua. Sì, lo sento. È un'attrazione sessuale. Un'attrazione. Dove sono? Dove sono? Eccoli qua. Eccoli. Fuoco! Non ti vuoi aprire? Non ti vuoi aprire? Fuoco! Fuoco. Cosa cazzo fai, sordido imbecille? E che devo fare? Rovinare a rivolverate l'opera di un geniale artigiano italico. Così si apre. Fa male sui coglioni, fa male. Assassino! Questa neanche ti fa ridere? No. Metti la mano. Funziona, funziona, ma non valgono niente. Che cosa non valgono niente? Perché sono falsi. Che cosa sono falsi? Praline, perlazze, sono tutte scaramazze. Beviamo, fratello, beviamo. Fratello, chi te sa, chi te l'ha mai conosciuto? Giorgio, dove ti sei nascosto? Giorgio! Signorina, guardi che questa è una rapina vera. Bisogna avvisare il signor Marcullo, ne va della nostra vita. Tu sei la mia vita, ti amo. Signor Marcullo! Signor Marcullo! Eh? Oh, e qua bisogna fare una legge per la limitazione dello champagne. Ma cosa fate? Cosa fate? Mettila giù, mettila giù! Mongoloidi della rapina! Cos'è questa immondizia? Rapinatori della mutua! La cassaforte dovete portare via! Ha ragione, la cassaforte dobbiamo portare via! Dov'è la cassaforte, signor Marcullo? La cassaforte la devi trovare tu, stronzo! Ha ragione, la cassaforte la devi trovare tu, stronzo! Andiamo, su! Andiamo, andiamo! Andate, stop. Andate! Cammina. Obsoleti! Quella cassaforte, ma quale cassaforte? Io sono due giorni che non mangio. Tana, hai un po' di ghiaccio? No, non lo so, glielo vado a prendere subito. Sa dov'è il forno? Lì dietro. Grazie. Ma era una donna o un sofficino? Eh? Giorgio, dove andavi?
trovato Giorgio. Vieni, andiamo a cercarlo. Giorgio, dov'è Giorgio? Signorina, Giorgio, mi ascolti, di là ci sono i banditi, i banditi veri. I banditi? Sì, stanno di là. Banditi? Piano, che se ci sei... Ah! Giorgio, dov'è Giorgio? Ma chi cazzo è Giorgio? Il telefono, il 113. Pronto? Questa è la segreteria telefonica del 113. Siamo momentaneamente assenti. Lasciate il vostro messaggio dopo il segnale acustico. Pronto, senta, ci abbiamo in casa i banditi. Cioè, i banditi siamo noi. Cioè, io sono un evaso. Scusi, ho sbagliato. Poldo! Poldo! Pronto? 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 Scusa, c'avevo la mano. No, tu c'hai le corna. Che vuoi a quest'ora? Ma non stavi all'ergastolo? Sono evaso. Oh, dice che tu fratello è evaso. Ma come, proprio adesso che aveva trovato un posto? Stiamo facendo una rapina. Oh. Dice che stanno a fare una rapina. E meno male, fosse la porta buona e porta a casa qualche lira. Senti, fai una cosa, prendi subito la macchina e vieni qua alla villa di Marcullo. Sta sulla strada di Frascati, al 19° chilometro. Che stai facendo al telefono? No, niente, cercavo di sentire i risultati delle partite. Però, siccome oggi è giovedì, ho sentito il bollettino per i naviganti. Tempesta. Qua non abbiamo trovato ancora la cassaforte. Vai in camera da letto, io vado nel bagno. Scusi, nel bagno ci potrei andare io. Mi scappa, un minuto. Cretino, vai in camera da letto. Sì. Adalgì. Dorna Frascati. E chi se ne frega? E a te non te frega mai niente. Tu fratello mi ha mollato da schina a me. Ma dove sta la cassaforte? Qua vedo solo immagini sacre. Vediamo un po'. Qua niente, non c'è niente. Guardiamo da un'altra parte. Di solito nei romanzi gialli la cassaforte sta dietro i quadri. Uno specchio segreto. Anche per i banditi è dura. L'armadio. Bubù, sedete! Oh, poverino, ti ho fatto male? No, io oramai lo champagne lo reggo bene. Dica, ma lei è Giorgio? Ah, sì, caro. Senta, bisogna avvisare la polizia. Di là ci sono i banditi. Ah, non ti preoccupare, caro, che ti proteggo io. Scusi, ma... No, dico, con tutte quelle donne che la cercano, ma che cosa penseranno di noi? Riccio! Scusi. Riccio! Ma come, non ti vergogni di fare certe cose? Perché erano belle quelle che faceva lei, scusi. Vieni, che ho trovato la cassaforte, ma non riesco ad aprirla, vieni. E Giorgio? Ma che ti devi sposare con Giorgio? Andiamo, tu. Fai presto, cammini, corri. Vieni, vieni qua che ho trovato. Ho trovato, ecco qua, vedi. Togliamo questo, guarda. Ecco, ecco. È una cassaforte di tipo elettronico. Ci deve essere un congegno da queste parti che deve qualche cosa, qualche bottone che si deve muovere. Potrebbe essere questo, eh? Ecco. Avaron! Umaronna santa disgraziato! Che cazzo hai combinato? Io non vedo niente giù! Dammi l'asciugamano una cosa! Io non vedo niente, Maronna! Maronna, mamma mia, io non capisco niente giù. Pulisci, pulisci, disgraziata! Non ti preoccupare, Maronna mia. Ma chi mi ha fatto incontrare? Io ho già passato un guai con te. Pulisci, pulisci, disgraziato. Una tonnellata di roba mi è venuto in cuore. Mi dispiace. Mi dispiace a me che l'ha già avuto, non a te. Stronzo, stronzo, a te chi deve stare stamattina, hai capito, no? Guardate qua, guardate. Stronzo, cosa da pazzi. Guardate qua. Ah, ma... Ui. E questo che cos'è? Deve essere questo il congegno elettronico. No, no, se fosse l'allarme, non ti muore, non fate guai. No, me l'ha fatto vedere una volta Marcullo. Ah, eccolo, sì? Qua. L'allarme è questo. Che hai mosso là? Oddio, santo attacco. Ma che è successo? Che hai fatto? Che hai succedato? Maronna. No, mamma io... mia, hai fatto. Dove andiamo? Gesù, che è successo? Che cosa? È caldo, andiamo via. Via. Scotta. Ma che cosa? Che rosso la palpia. Che cosa hai mosso? Ma Maronna mia. Vieni qua, alzati. Alzati.
Aiutami, 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 per favore, pure a me. Un paranna, santo. Mamma mia, madre. Non vedo niente, non vedo niente. Vieni qua, vieni qua, paranna. Salviamoci. Là c'è una porta, l'uscita, là. Vieni, vieni, disgraziato. Oddio. Scappa, scappa, scappa. Sta arrivando la polizia. Passa tutto, sta arrivando la polizia, hai capito? Dammi, andiamo, andiamo, vai, vai. Fuori, 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 scappiamo. Non fate ridere. Dottore, posso solo darla, la disturbo. Senta, dottore, adesso me ne devo andare, ma le assicuro che mi stanno venendo delle idee molto divertenti. Non si preoccupi, dottore, è solo una polmonite. A prestissimo. Fuori, fuori. Corri, 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 non ce la faccio più. Non ce la faccio più, ma non acqua. Acqua da tutte le parti. Acqua, schiuma, acqua calda. Disgraziata, cambio, cambio. Resta al camion, al camion. Fate presto, fate presto, fate presto. Oddio, oh mamma mia, presto, e sale, sale! Bravo, sale, sale, mappino, sale, sale, avanti. Aiutatemi. Ma che succede qua? Anche la polizia? Ma che cos'è? Un colossal? E ha suonato l'allarme. Non si può neanche suonare l'allarme che subito accorre la polizia. Ma che cos'è? Questa efficienza è inconsueta. Veramente eravamo di pattuglia qui intorno. È successo un fatto gravissimo. Eh? Qui vicino, al sincrotone di Frascati, hanno rubato una carica atomica. Un contenitore con il quale si può costruire pure una bomba. Hanno rubato una bomba atomica? Questa sì che fa ridere! Ma qua, che state facendo? Scusate. Uno scherzo. È tutto uno scherzo. Un tragico scherzo. Buonasera. Buonasera. Mannaggia a me che ti ho fatto evadere! I tipi come te che non sanno rubare dovrebbero stare sempre in galera! Tutta quella bella roba buttata! Cinque famiglie hai rovinato! Sei pure la mia! Scusi, guardi, io mi appello a lei. Là c'erano due bottoni, no? Ecco, facciamo conto come qua, no? A un certo momento lui ha detto, questo è l'allarme! Dico, ma no, guardi, io lo so, è questo l'allarme! Scusi! Umaron, scusi! Ma adesso so io come devo fare. Imperativo sessuale, 9 lettere, comincia con la V! Penso di avere capito. Ah sì, hai capito? E allora, vaffanculo! Che mi lasciate così? Non fate scherzi stupidi! Sono un evaso! Oh! 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 Desidera? No, siccome mi ha telefonato mio cognato, quello che deve farite. Dice che qua c'è stata una rapina. O no? È ubriaco? Mio cognato, non sta? Cosa vuole che sappia io di quel deficiente? Io alle 8 devo essere sul 7, o alle 7 sull'8, non ricordo. Se ne vada, se ne vada! Oh, qua sono tutti matti, alle 8, alle 7. A me mi hanno fatto alzare 4. Mortacci vostri. Ma dove sarei io qui? Dove vado a trovare adesso? Che? E chi sono questi? Scusi, signore. Lei sa dove essere Moschea? Moschea? Che Moschea? Moschea dove tua madre pregherà se tu parlare. Zitto! Mohamed! Alza mani, io sparare lì in fronte, non voltare fermo così. Cloroformo. Abbia! امشي هيا لنسرع والا سنصل متاخرين على الموعد.
تعمل اللي يكون صديق لي طارق تمكن من الوصول من يعلم من أرسل لنا يقوم هو بتعريف نفسه في بونتيشيلو Dicevo per scherzo! Oh! Ma che mi viene addosso? Oh, ma che vuoi? Oh! A tutti gli equipaggi delle volanti e delle autocivetta, fermare un giovane con barba e baffi, presunto complice dei due arabi, segnalato in zona. Oh, mica se fermano, sa! Capirei con quella faccia chi si ferma. Vuoi vedere che adesso prendono lui? Oh, l'hanno proprio preso. Poldo, finalmente! Ma voi chi siete? Non vi ho mai visto al canile Poldo, dove sta? Non c'è tempo adesso per domande. Presto, sbrichiamoci. C'è polizia dappertutto. Come polizia? Muoviamoci. Sali. Ecco tua macchina. Appuntamento alle 10 davanti a Cinecittà. E tu, amico italiano, non parlare con nessuno, capito? Ammazza sta calappia cani, che organizzazione. Accosti. Documenti, prego. وصلنا. يجب أن نجعلهم يتبعوننا. طيب. كن قوية محمد. دبرة عبرنا. امشي اسرع. Tutti a cerca me, che sono l'unico evaso in Italia. Presto! Accosta, accosta! Presto! Hai bucato. Hai bucato. Sì, ho bucato, porca zozza! Apposta sbandava la macchina! Ora stai tranquillo. Adesso ti accosti lì e poi ti do una mano anch'io. Ah, grazie. Però fai presto. Sì, sì. Ma che è? Sincrotone di Frascati. Ah, deve essere la vivisezione atomica. Povera bestia. Coccia! Coccia! Aiuto! Stai a coccia lì, bastardaccio! Coccia! Quello ha detto che mi aiuta. Speriamo bene. Mm.
Ecco fatto. Ma che c'è, un cane? Sì, un bastardaccio. Certe volte i cani pare proprio che parlino, eh? Eh no? Cuccia! Beh, grazie tante. Niente, di che. Però cerca di stare attento, eh? Senz'altro. Ma guarda tu siccome mi sono ridotto le mani. Facciamo un po' di musica, va. Posti di blocco sono stati organizzati nella zona intorno a Frascati dopo il furto di materiale radioattivo uranio 235 e plutonio 239 ad opera di due arabi appartenenti ad un comando palestinese che viaggiano a bordo di un'auto nera molto veloce. Il materiale trafugato è sufficiente per la costruzione di una piccola ma ugualmente micidiale bomba atomica. La carica è custodita in una delle valigette di piombo del sincrotone di Frascati. Un complice italiano del comando pare sia stato catturato poco fa. Altri si ricercano fra un gruppo di evasi segnalati nella zona. Sincrotone dei Frascati. Pochi minuti fa, due arabi sono riusciti a forzare un posto di blocco. Ma che cacchio c'è? Radioattiva. Radioattiva. Zitto! Zitto là! Bestia! Cuccia! Zitto! La polizia! Alcuni pareri di scienziati nucleari relativi ai pericoli derivanti dal furto della valigetta compiuto dai due palestinesi. Il professor Marinelli del CNEN ha dichiarato che a volte basta un urto violento a provocare l'innesco della reazione a catena. Il materiale nucleare trafugato va trattato con la massima delicatezza. Scossoni o capovolgimenti improvvisi possono determinare lo stesso fatale effetto di un detonatore. Anche la vicinanza di fonti di calore può essere causa scatenante della terribile esplosione che potrebbe distruggere immediatamente una città delle dimensioni di Roma, Londra o Mosca. Ci auguriamo, ovviamente, che i trafugatori non siano così pazzi da sottoporre le pericolosissime sostanze in loro possesso al rischio di incidenti, di cui peraltro sarebbero essi stessi le prime vittime. Delle persone che si trovassero in prossimità dell'esplosione non rimarrebbe infatti neanche la cenere. Non c'entro niente, lo giuro! Guardi, glielo giuro! Non lo so, non sei mica il solo che dimentica il triangolo. Sta attento la prossima volta, eh? È mezz'ora che te stiamo correndo appresso. Mi raccomando. Ma che
mai da ride, così piccolo e già così obsoleto. Aiuto! Aiuto! Ma che pigliano pure i cani parlanti? Aiuto! Poldo! Aiuto! 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 Poldo, tu! No, tu nonno! Un momento! Poldo, aspetta qui. Che me lassi così? Un momento, adesso lato, che diavolo? Che me lassi così? Che non mi rinchiuti? Un momento, no? E non lo vedi, vado via! Sbrigate che non gliela faccio più. Sì, ecco. Sbrigate che non gliela faccio più. Un momento, no? Non gliela faccio più. I piedi. No. Ma insomma, se voi sapete preciso che è successo? È successo che dentro al furgoncino tuo c'è una bomba atomica. Una bomba che? Atomica, l'immortacci tua! Forza, prendi questa roba e nascondila dietro la fratta, dai! Io? Ma pia te! Ma io che c'entro? Il furgoncino è tuo! E poi al canile municipale che gli dici che hai catturato un'atomica randaggia, dai, su! Tutta colpa tua, c'ha ragione tua sorella, tu sei la ruina nostra! Farite, non farite! Che mo si schioppa sta bomba se famo di risata in terrazza! Allora prendi il furgoncino e portalo alla polizia, dai, su! Io? Ma portacelo te che sei il padrone da bomba! Ma io non posso, sono un evaso! La polizia come mi vede mi arresta, dai! E beh, gliela dovrebbe portare io, così l'arabi mi si inchiappettano a me! Beh, ciao, Io faccio l'autostop e me ne ritorno a Roma, ciao! Dov'hai, delinquente? Io te denuncio e te faccio menare da tua sorella! Stiamo proprio nel casino, eh? Io a sto punto la porterebbe ai cosi. Quali cosi? Ai murzurmani, a chi si è visto, si è visto. Ma che sei matto, incosciente! Portiamocela, va! Eccoli. Che famo, eh? Che dici, forziamo il blocco? Ma che sei matto? Metti che te sparano sulla bomba. Allora io mi fermo. Fa piano però, attenta quando freni. Sì, sì, sì. Pianissimo. Mi è scappato il pedale. Vorrebbe tanto scappare io. Bandoato. Cosa avete dietro? E che c'ho dietro? Il culo servo ognuno. Non faccia lo spiritoso, scenda e apra. Ma guardi che dietro è pieno di cani feroci, eh? Vediamo. Guardi che io apro, eh? Ma che razza di cane è? È un cagnaccio lupo. Anzi, più lupo che cane. L'abbiamo trovato nel bosco che si stava mangiando un somaro, pensi un po'. Ma è legato? No, e chi lo lega a questo? Apro? Va bene così, potete pure andare per questa volta, grazie. Vadi, vadi. Ma basta. E l'abbiamo fatta. Attenzione. Che dice? Attenzione a tutte le auto. L'allarme atomico è ridimensionato. Sembra che la valigetta trafugata stanotte dal sincrotone di Frascati, adibita alla custodia di materiale radioattivo, fosse da tempo in disuso e contenesse oggetti personali del guardiano del sincrotone medesimo. Comunque attendere conferma. Hai capito? Io un altro po' mi ci facevo pure sbranare da quel lupo. Trasmettiamo adesso le notizie sportive. La nazionale di calcio è stata arrestata. Hanno detto alle 10 qua. Non ci può essere equivoco. Aspettiamo. Vedrai che arriveranno. Ah, eccoli!
Tutto andato bene? Benissimo. Bene, facciamo presto. Prestissimo. La prendo? Prendi, su. La prendo, eh? Piano, eh? Fai attenzione. Grazie, amico. Grazie. Buona fortuna. Addio. Attento! Ah! شوف محمد لا توجد كملا هنا توجد خوخة هو هوملت دو ميسو بومبا تراديتوري كينسو هيو كينسو بالدو هيو نو تشيتو تسالوتو بالدو اوه ora farai conti con noi. Scusi, Eminenza. A stronzo! Ma che strada fa? Ma possibile? Se non mangi a baci, qual è? Sangue, ho detto sangue, è una settimana che ho chiesto il sangue, porco Giuda. Dov'è questo sangue? Portatemi il sangue! Sciaboletta, dov'è sto sciaboletta? Non c'è mai quando voglio il sangue. Lampi, lampi! Sciaboletta! Sciaboletta! E dai con questo sangue, porco ca... Ecco, dai, dai, forza, a lei. Basta, un po' di qua, un po' di là. Bravo, bene, vai dall'altra parte. Ma che cazzo fai? Chi ti ha detto di andare dall'altra parte? Ma vai via, forza! Sgombrate il campo, pronti, attenzione, pronti, motore! Servizietto di Dracula, 18 prima! Bravo, azione, avanti vampiri! Avanti, fai vedere i denti, ecco, via! Un altro, fai vedere i denti, bravo, avanti, coraggio, fai vedere i denti, vai, su, via, coraggio, forza, mordete, gettatevi sopra! Sono delle prede, sbrenatele, ecco così! Di più, ecco così! Oh, ma tu che fai lì? Fai vedere i denti! Dai, vai, vai, vai anche tu sul letto, sveglia, vai, vai, sul letto, coraggio, forza, vai a mordere, sì, come Dracula, come Christopher Lee, come la super mignatta, mordi, mordi, mordi ancora, mordi, ecco così, bravo, un bel morsone sul collo. Ma che fai? Ora questo sta mozzicando veramente, dottore, mi ha fatto male. Io vado sotto casa malattia, eh? Ah, ma guarda un po'. Stop, stop! Ma chi è questo imbecille, questo idiota? Chi l'ha portato? Sacripanti! Sacripanti! Chi l'ha portato? Chi sono? Chi lo vuole pensare? Cacciatemi via, cacciatemi via! Cacciatemi via, cacciatemi via! Fate qualcosa! Mira via tutto il film! Maledetti! Maledetti! Mira via tutto il film! Chi sono? Chi sono? Cacciateli via! Scusi! Avvio dalla mignotta! Ma che essere tutti matti, le possi da ammazzarvi! Ma guarda questi, oh! Levatevi di mezzo! Ma tutti a me stamattina! Andatevene poi da un'altra parte! La città delle zoccole 9 terza. Azione! Forza. Adesso. Sei eccitato. Eccitatissimo. Ecco. Prendila. Stringila adesso. Fra le braccia. Fra le braccia possenti. Vuoi farla tua? Prendila. Possiedila violentemente. Ecco. Sei un bruto. Sei un mandrillo. Sei il primo uomo nell'alba della creazione. Sei l'eros pagano in tutta la sua potenza. Sei una forza erotica della natura! Pensa a Laura Antonelli, pensa a Gloria Guida, pensa a Ornella Muti, pensa... Pensa che molte caccio via! Stop! Ma chi è sto mosciardone, eh? Ma dottore, e questa è la terza, per me era buona la prima! Fuori, vattene, non te voglio più vedere! Ma che non ce ne sarà altro? Mo ce penso io! E dai, sbrigamoci che il tempo costa! Oh!
Ah, dottor, c'è rimasto questo. Questo? Guardi che l'ho visto mentre che se spogliava. Vabbè, va, avanti, facci vedere quello che sai fare. Ma che, tutte? Certo, calati nel personaggio. Eh? Butta del mucchio. Motore. Eccomi. Hai visto Giorgio? Sì, l'ho visto, ma stava chiuso nell'armadio. E adesso qui che dobbiamo fare? Questo signore che vuole? Lei non sa che... Mi rovini la scena! Ma chi è? Fermo! Eccoli, questi fanno per noi. Avanti, ragazzi! Venite, venite, che abbiamo bisogno molto di voi. Ecco, due in tela prendete davvero eccezionali. Sai, io non sono abituato. Darvi una mischia. Ma dove vai? E c'ho la macchina in doppia fila. Con Cipollone, Cigni e Brodi, impalatevi questa armadia. Tre, quattro, vai. Braccia, apri. Destra, sinistra. E chiudi, gira, gira. E quinta posizione, su. Apri, e quinta, stringi. Apri. E balance, balance. E gira, gira, vai, 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 chiudi. E su. Apri braccia. Pinghe, fate pure, assemble. Diaframma, vai, vai, e su. Pinghe, fate pure. E che fai tu? Metti a posto lì, forza. Dai. Vai, vai, a posto. Stringi. E un, e due, e assemble. E un, tombe, glissade, assemble. E un, e due, glissade, assemble. Su, su, stringi. Ma dimmi un po', dove hai studiato? All'opera. Quale opera? Maternità e infanzia. Mai sentita. Fammi un po' vedere. Quinta posizione. Sì. Quinta posizione, chiudi. Sì. Plié. Relevé. Sì. Passé. Sì. Passé. Limorté. Attitude. Sì. Attitude. Ah. Come vanno le pirouette? Va bene, grazie. Fammi vedere dalla quarta posizione. Quarta. Pirouette. Forza. Su, su. Gira, 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 gira. Lo siamo. Scommetto che non sarà anche capace di fare una semplice reverence. Guarda, relevé, reverence. Fai con me, sette, otto, su, giù. Biglietto. Abbonato! Ma
chi sei? Carla Fraci. Ma quale Carla Fraci? Questo è Carlo Froci. Ha belli capelli. Giù le mani, giù le mani. Ma chi vuoi fregare? Oh, di questa parata, oh. Oh, faccia un balletto su ste punte. Il balletto fallo fare a tua sorella. Ripeti un po' quello che ha detto. Io non mi ricordo, non mi ricordo. Che ho detto? Hai detto, dammi uno sganassone. Sì, ho detto, dammi uno sganassone. No, veramente ha detto, dammi due sganassoni. Sì. A me mi è parso di sentire, dammi sette sganassoni. No, non è possibile, sette no, mi porta iella al sette. Ma non è per culo quello. Oh, è bello. Questa sì che fa ridere, guarda che faccia. Oh, ci fai l'autografo, per culo. Dai, io per culo. Ci fai l'autografo. Ma certo, certo. Dai, io l'autografo. Calma, calma, miei giovani amici. Hai una penna? Dai, sta bene, no? Dai, no, sono uscito senza. Non fa ridere. Si dà il caso che siano già firmate. Tenete, tenete, miei giovani amici. Distribuitele, distribuitele. Oh, grazie. Ah, andiamo, grazie, miei cari. Grazie. Siedi. Imbecil prodige. Siedi. Non solo sei obsoleto, ma anche stronzo. Forza, avanti. Ma certo che a ripensarci, che faccia. Erano anni che non ridevo così. Lo vedi che quando ti ci metti riesci a inventare qualcosa da ridere? Che faccia che avevi. Oh, 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 oh. Ecco, ecco, perché qui, capisci, c'era un'idea moderna. La risata che scaturisce da una situazione violenta tipica del nostro tempo. Questa è proprio la lezione dei Moretti, dei Nichetti e dei Verdone. Che sì, effettivamente la violenza fa venire un sacco di idee. A me me ne è già venuta una bellissima. Ah sì, e com'è? Ecco, facciamo conto che noi siamo su una scala mobile come adesso, sì, no? Sì. Ecco, improvvisamente io che sto dietro dico, guardi là. Là? Sì, sì, guardi là, ecco, proprio là, sì, là. Tiè! Oddio! Disgraziato! Ammazza quanto mi fa ride! Disgraziato, te la butto! Con me è chiuso! Non fa ridere! Questa sì che a me fa ridere! No! Non fa ridere! Ma perché è morte panza! Non fa ridere! Obsoleti! Vedi? Mo tu gli vai vicino, zitto zitto che tanto lui sta a mangiare. Poi piano piano io giri di dietro, gli passi il cappio al collo, buono buono lo porti dentro al furgone. Guarda che facile. Dici? Senta, dico a lei. Scusa. Sono stato assunto da poco. Per cortesia, si lasci catturare, signor cane. E non lo provocare, no! Stia fermo! Lasci! Lasci! Oh, oh! Oh, Arcina mi ha detto male, ma come a Calabria cani ne farà testrata. La smetta! Oh, fermo! Io sono la Calabria cani! Sono la Calabria te! E mo che vuoi fare? La Calabria me! Ammazza questo quanto farebbe ride! Ah, 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 ah.